La nostra terra richiama la stretta del suo abbraccio i suoi fedeli frutti. Così si affolla spesso un esodo di anime elastiche, con la testa bassa, pesante, in processione. Come me, ora, nella fremente liturgia del ritorno. Punto i miei stivali verso questa strada di paese. Sento un richiamo di voci. Un bel profumo di caffè viene fuori dai bar. Seguono visioni di case basse, strade strette, mondi autentici che percorrendo le antiche vie del borgo mi portano nel centro di ogni punto cardinale. Sono a Scorrano, nella piazza centrale. Qui ci si incontrava per il mercato, per cercare lavoro, per stipulare contratti. La piazza era il centro nevralgico della città, il letto di un fiume in cui affluivano tutte le storie di un paese come Scorrano, abitato già dall'età del bronzo, come testimonia il ritrovamento di due importanti menhir.
In una delle aree più estese dell'antica città di Scorrano, mi fermo ad ammirare la monumentale struttura di un grande palazzone. Scorgo l'entrata delle profonde scorciature da bombarda, ricordo della sanguinosa battaglia otrantina. Ne riconosco l'unicità di tale ornatura del tempo e mi dico sottovoce, quasi confidenziale, questo è Palazzo Veris. Secoli, il palazzo ha subito numerose trasformazioni che sottolineano le alterne vicende che l'hanno caratterizzato, dalle origini fino all'attuale destinazione, come municipio della città di Scorrano. Settecento e i primi dell'Ottocento viene ristrutturata in maniera maestosa in modo da contraddistinguersi dalle altre strutture. Si fece questo per un'espressione di grandezza del casato, una mossa di stile delle grandi famiglie nobiliari. I'm here. Into a world of your deepest thoughts and desires. A world so deep. Varco l'ingresso e vengo assalito dalla bellezza che tutto intorno mi si anima vivida, tra realtà ed illusione. Cammino per le stanze con le volte a padiglione, caratteristica tipica degli ambienti nobiliari di quel tempo, decorate da elementi stellati, colori sgargianti, elementi naturali, raffigurazioni di stoffe pregiate e fascioni come se fossero tende. Trattengo il fiato soffocato dall'incanto. Come attirato dalla luce, intravedo un trono in pietra leccese. La grandezza richiama l'antica leggenda popolare, secondo cui Donna Giuseppina era molto robusta e per una seduta comoda richiedeva più spazio. Mi chiedo se veramente fosse andata così. Signore di Scorrano, il primo dei Veris, marito di Giuseppina. Lui mi guarda, sorride.
scendo dal palazzone incontro un'altra visione. Soggiogato dalla mia curiosità, mi faccio attrarre dalla frenesia e mi immergo di storia nella chiesetta di San Giovanni Evangelista. All'aula unica di questa piccola struttura. Sui muri laterali della chiesa vi sono due iscrizioni latine dipinte a caratteri maiuscoli del XIX secolo. Sull'ombra di cui si macchia l'abside semicircolare. Qui era situato l'altare di cui non si conosce il motivo della scomparsa. Le sue forme sono imitate dall'ombra come formarne un ricordo in pietra. Alzando lo sguardo noto uno stemma di un colore blu sgargiante. Era lo stemma dei Veris. Raffigura un moro col cuore in bocca. La visione iconoclasta di una persona per bene è la grande celebrazione della vittoria nella battaglia di Lepanto. Scio veloce, smorzato da un fastidioso gracidio di porta. Mi volto e Sigismondo, oltre la porta, mi invita con un sorriso. Io lo seguo, vado verso l'uscita.
deambulando per la storia di questa cittadina, percorrendo ancora questa piazza, mi imbatto in un'altra visione, la Torre dell'Orologio. Geniale, ne richiama lo sguardo da ogni angolatura e passeggiando per ogni strada di questo meraviglioso borgo antico ne si riesce ad intravedere in lontananza l'architettura, come un richiamo sempre vivo alla bellezza. A tre ordini. Nel primo ordine è inserito lo stemma araldico di Scorrano con la data 1749. Un poco più in alto, al centro della trabeazione, vi è inciso l'anno di costruzione, il 1819. Il secondo ordine racchiude entro una cornice circolare il quadrante dell'orologio. La struttura termina con gli stipiti a guglie delle campane.
osservare la muratura biancastra di un'alta arcata e la porta di Santa Domenica, anche detta Porta Terra, la porta urbica più antica di tutte le terre d'Otranto. Testimonianza ancora esistente della cinta muraria che proteggeva la città medievale. È il punto d'ingresso al suggestivo centro storico. Vi sono le tracce di un grande affresco raffigurante Santa Domenica, datato 1743. Si tratta di un ex voto dei cittadini scoranesi. I colori vividi ne raccontano l'antichità e si intona tutto intorno una viva sensazione tra superstizione e fede, che racconta le profonde radici culturali del popolo di Scorrano.
con i passi che si susseguono. Curiosando per le strade, mi soffermo all'entrata di questo convento. Risale al XV secolo, fondato da frati minori conventuali. Estasiato nel ritrovare una labile traccia di una torre posta sul versante nord del convento. Qui leggo un epigrafe in pietra leccese tessurato obliquamente al centro. Qui c'è scritto Mense Caesaris 1698. Si intona attraversandolo un profondo silenzio naturale. Il portico è circondato per tutti e quattro i lati da pilastri e semicolonne con capitelli di epoche differenti. Girovagando capisco che l'edificio è a pianta quadrangolare, con un chiostro porticato a cui si lega la chiesa ubicata sulla fiancata est. Scandito da sei lesene corinzie che fanno da cornice al portale d'ingresso e lo stemma dei frati minori, insieme ad affreschi con figure di santi ricoperti da strade di calcina. Si intona così un senso di pace e mistero. Furono costretti ad abbandonarlo. Nel 1843 fu affidato ai padri agostiniani, che vi rimasero fino al 1866, quando vi fu ancora una volta la soppressione degli ordini religiosi e la confisca dei loro beni.
Mi ritrovo così, sospeso tra le epoche. Riprendo il passo svelto mentre mi allontano. Comprendo l'importanza di questi posti. Ne sento il sospiro del tempo e capisco che con la stessa casualità con cui si nasce, fortuna o maledizione, ci vuole un cuore di fisarmonica che si dilata e ritrae con un battito verso il mondo e uno verso casa. Il Salento.
Mm.